Il viaggio che ora Enea desiderava fare era verso i profondi regni delle tenebre. Dov'è Enea? Da quante ore non lo vedete? Enea! Enea! La dea ebbe paura che suo figlio non riuscisse a trovare la via del regno segreto. Due sono le porte del sonno. Una di corno, e ne escono i sogni veri. Una porta è di avorio, da cui gli dèi mandano tra gli uomini i sogni incerti. Nel tuo sogno io prenderò un aspetto umano. Nel tuo sogno risveglio in te il ricordo di Eleno, il marito di Andromaca, e delle sue parole. Adesso ascolta. Se io, Eleno, vedo lontano, se è vero che sono profeta, se Apollo mi riempie l'anima di verità, vedrai i luoghi dell'inferno. La Sibilla scriverà i suoi presagi sulle foglie e il vento disperderà le foglie. La Sibilla non le rimette in ordine come prima. Tu allora dovrai trovare da te stesso la tua risposta, Enea. Va. Enea? Nel tuo sogno io prenderò un aspetto umano. Il Dio mi ha aperto la mente e tolto la ragione. Non so nulla e non ho memoria di nulla. Il Dio mi parla nei sogni e ciò che dice io lo scrivo sulle foglie. Scritto tutto sulle foglie. Se sai leggere, qui c'è scritta la via. La via passa per la foresta sacra Proserpina, figlio. Qualcuno la sta percorrendo per te. La foresta che nasconde il ramo d'oro. Via. A nessuno è dato di entrare da vivo nei regni segreti se prima non viene colto il ramo d'oro. La dea Proserpina vuole questo tributo. Lei, la custode dei morti. Se la dea vuole che qualcuno paghi per te il tributo ed offra la sua morte in cambio della tua, il ramo si stacca dolcemente dal tronco. Il tributo è pagato e il vento ha disperso le foglie, ha cancellato la via. Puoi andare. Che cosa cerchi qui ancora? Chi vuoi ritrovare? Inutile. Quando volano via, chi potrebbe ordinarle di nuovo? Così che ogni parola torni accanto alla parola che le fu pensata vicina. Tu lo sai che voglio ritrovare. Lo ritroverai fra le ombre. Puoi farmi parlare con le ombre? Entrare non è difficile. La dimora di Dite è sempre aperta. Il giorno e la notte. Ma tornare sui propri passi, risalire all'aria che si respira sulla terra.
È questa la fine del viaggio. Che hai sempre temuto è vero. Didone è morta, ma non l'hai uccisa tu. Sì, padre, ho riconosciuto il segno. Sì, lo so, sei tu colui che devo ritrovare. Finalmente sei arrivato, Enea. Non ho mai dubitato del tuo amore di figlio, anche se è stato così difficile parlare tra noi. Adesso staremo un poco insieme per l'ultima volta e cercherò di darti conforto. Ma prima dobbiamo fugare le ombre che sono rimaste fra noi, dimenticare quello che tu non riesci a dimenticare. Io so quello che accadrà dopo la mia morte. L'antica potenza troiana rinascerà. La terra dei padri ci restituirà le forze e la mia ombra troverà pace. Tu avrai un esercito. Sbarcherai sulle nostre spiagge. Assedierai e distruggerai quella maledetta colonia greca e Troia tornerà ad essere la dominatrice dell'Asia. Tu vuoi solo vendetta. Giustizia, non vendetta. Quale empio voto sei andato a sciogliere ad Elo? Quale dio nemico hai pregato la notte di Troia per avere salva la vita? Quel giorno desiderasti la mia morte, vero Enea? E il rimorso non ti ha più abbandonato. Ma io ti dico ora che la tua collera era giusta e che io, vecchio, sbagliavo. Che gli dei perseguitati di Troia non vogliono la mia violenta giustizia, ma la tua prudenza, la tua saggia e incerta ragione. Guarda davanti a te. Quel ragazzo non lo puoi riconoscere. Nascerà molto tempo dopo la tua morte, ma apparterrà alla tua gente, alla tua stirpe. Il suo nome sarà Cesare Augusto. Avrà una città così grande che le sue mura cingeranno molti colli. Perché quella città possa nascere, tu devi riprendere il mare. E non sia un viaggio solitario in cerca di una libertà appartata e senza fama. Tu sei stanco, lo so, ma il tempo della tua vita non ti appartiene. È tutto quello che tuo padre può dirti. Adesso addio. L'umida notte sta per finire. Gli ansanti cavalli del sole mi spingono lontano. Due sono le porte del sonno, una di corno, e ne escono i sogni veri, una di avorio, da cui gli dèi mandano i sogni incerti nel mondo. E ora torna tra i tuoi, figlio. Ascanio ha radunato le donne colpevoli di aver dato fuoco alle navi e ti aspetta per giudicarle, ma tu non lo farai. Tu ora sai che sono innocenti. Il loro desiderio di rimanere qui nella terra di Aceste è giusto, come è giusto che dalle navi in fiamme siano state salvate per prima cosa le armi. Affrettati. Il corpo insepolto del tuo amico contamina i vivi. È miseria. Lo ha trovato Enea.
Era fuggito dalla spiaggia gridando il nome di Enea. Forse voleva avvertirlo di qualcosa. Ci aveva rimproverato. Ci aveva detto che nessuno di noi si preoccupava che Enea fosse lontano. Chissà dove. Povero Miseno. Guarda, quel ramo. Non sono riusciti a strapparglielo dal pugno. Sembra d'oro.